Calano addetti e imprese del settore turistico sull'Ario tra la fine del 2019 e i primi 6 mesi del 2020 e c'è preoccupazione per la stagione invernale e per quella primaverile del 2021. Nonostante la forte incertezza del momento, il turismo conferma sul lungo periodo il suo ruolo di volano dell'economia lariana. L'8,9% delle aziende iscritte alla Camera di Commercio di Comelecco appartiene a questo settore, a fronte della media lombarda del 7,7%. Emerge dal rapporto realizzato dall'Ufficio Camerale Studi e Statistica relativo al periodo compreso tra il 2016 e il primo semestre 2020. A fine giugno, Como si posiziona al secondo posto nella graduatoria regionale, dietro a Sondrio, per quota di imprese del comparto turistico rispetto al totale delle aziende attive. Il settore impiega nella provincia 18.600 addetti, in crescita rispetto al 2016 del 25,1%. Quasi la metà delle imprese turistiche lariane opera nel settore della ristorazione, con una percentuale che a Como arriva al 46,2%, mentre i bar rappresentano oltre un terzo del totale, seguiti dagli alloggi. Rispetto alla fine del 2019 si evidenziano cali dei lavoratori di bar, alloggi e agenzie di viaggio, mentre i ristoranti risultano in crescita. Sempre nei primi 6 mesi dell'anno il numero delle imprese artigiane attive nel comparto turistico è diminuito di 3 unità a Como. Un decimo delle imprese turistiche della nostra regione opera nell'area lariana, commenta il presidente della Camera di Commercio di Comelecco, Marco Galimberti. Siamo consapevoli delle difficoltà che il comparto ha dovuto affrontare nei mesi scorsi e dell'incertezza che lo caratterizza nella fase attuale. Per questo rinnoviamo il nostro impegno a garantire sostegno a questo motore economico.